Se installo una pompa di calore e poi ci collego l'impianto fotovoltaico, riuscirò a riscaldare casa gratis? Beh, lo vedremo oggi in questo video, dove ci collegheremo online in diretta su un impianto fotovoltaico e vediamo come la pompa di calore e il fotovoltaico lavorano assieme, ma soprattutto quali sono le ottime opportunità che una pompa di calore ti può dare staccandoti completamente dal gas. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, quindi a staccare il contatore del gas e a trasformare la loro casa in 100% elettrica. Come lo faccio? Lo faccio con Sigillo Sicuro, cioè una rete di installatori partner specializzata in impianti in pompa di calore. Nello scorso video abbiamo visto come settare al meglio una pompa di calore affinché lavori in simbiosi con l'impianto fotovoltaico, in modo che possa minimizzare i consumi elettrici prelevati dalla rete Enel. Ecco, come al solito, con il nostro stile vogliamo vedere i numeri, vogliamo toccare con mano le cose e non limitarci a chiacchiere da bar. Allora, anche oggi ci collegheremo in un impianto, questa volta non nella pompa di calore, ma ci collegheremo all'impianto fotovoltaico, ovvero andremo a monitorare l'impianto fotovoltaico, la sua produzione, e andremo a leggere anche i consumi elettrici dell'abitazione. Ecco, saranno consumi complessivi dove si vedono chiaramente i picchi per la pompa di calore, ma all'interno ci sono i consumi anche del frigorifero, delle luci, del piano induzione. Ecco, tutto quello che serve per far funzionare una casa completamente elettrica. Ho voluto fare questo video quest'oggi perché molti mi chiedono: ma con il fotovoltaico e la pompa di calore riesco a riscaldare casa gratis? Beh, la risposta sicuramente è no, però ci sono buone possibilità per risparmiare notevolmente, sicuramente anche rispetto al gas. E questo se riusciamo a fare le cose fatte bene, quindi riusciamo a far comunicare, a far dialogare nel migliore dei modi questi due impianti. Allora, alcune premesse sul caso che vedremo oggi. Si tratta di un'abitazione da 140 metri quadri, stiamo parlando di una località al nord Italia, quindi dove fa più freddo rispetto sicuramente al centro e al sud. L'impianto fotovoltaico installato è da 4,5 kW, c'è anche un accumulo di batterie da 8 kWh netti, quindi abbiamo il caso in cui c'è il fotovoltaico e anche un accumulo fotovoltaico, e la pompa di calore è da 9 kW termici. E la casa è isolata, quindi stiamo parlando comunque di una costruzione abbastanza recente, di 5-6 anni. Prima di collegarci da remoto, però, una nota è dovuta. Con Sigillo Sicuro ci teniamo a fare una simulazione di quanto possa consumare una pompa di calore e sovrapporla a quello della produzione del fotovoltaico, in modo che il cliente faccia una scelta consapevole basata sui numeri e non sulle destime oppure chiacchiere da bar. Sì, metti su la pompa di calore tanto risparmierai rispetto a prima. No, assolutamente, le scelte vanno fatte consapevoli e noi ci teniamo a questo. Quindi quello che adesso vedremo reale, quindi consumi reali, produzione reale, non è altro che frutto di simulazioni già fatte in precedenza, e quindi la famiglia si aspettava già di ottenere questi risultati. Come possiamo aiutarti? Beh, possiamo aiutarti se non hai ancora fatto la tua scelta sulla pompa di calore con il videocorso Vivere senza gas in 7 giorni. Sono 7 giorni di corso in modo che tu possa fare la tua scelta consapevole. Oppure se hai già una pompa di calore però non sei pienamente soddisfatto perché magari consuma troppo, oppure non riesci a riscaldare casa, oppure non hai l'ottimizzazione dei consumi, beh, per questo c'è la consulenza Raggi X. Tutto questo lo trovi nel link che trovi nella descrizione del video. Ma adesso dai, colleghiamoci da remoto all'impianto fotovoltaico. Eccoci quindi allora in diretta, questo è l'impianto fotovoltaico, siamo il 20 gennaio, quindi in pieno inverno, sono le 10:15 della mattina, quindi il sole non è ancora a picco, il fotovoltaico sta producendo 1,2 kW, probabilmente ci sono delle nuvole, 1,7 ad esempio in questo momento. E l'utenza, cioè l'abitazione nel suo complessivo tra frigorifero e pompa di calore e altri piccoli consumi sta assorbendo 2,4 kW, quindi cosa succede? Succede che l'impianto fotovoltaico riesce
dare gran parte, quasi tutta l'energia all'abitazione. Una piccola parte, 63 watt, sono dedicati alla batteria per mantenere la batteria in carica, ecco, giusto per continuare anche un po' a caricare la batteria e per non scaricarla troppo, per ovviamente allungarne la durata. E stiamo prelevando dalla rete Enel, ecco, in questo momento 170 watt perché il fotovoltaico è aumentato. Come vedete, non si possono fare considerazioni puntuali, cioè minuto per minuto, ora per ora d'inverno, ma neanche d'estate in realtà, ma soprattutto d'inverno. Perché? Perché bisogna guardare l'arco della giornata, o meglio ancora l'arco del mese. Ci possono essere giornate sfortunate dove c'è poco sole, ci possono essere giornate invece molto più fortunate dove c'è molto sole. Essendoci anche molto sole, naturalmente abbiamo bisogno di riscaldare un po' meno la casa. Ecco, addirittura adesso sì, stiamo prelevando dalla rete Enel 200 watt e diamo qualche watt in più alla batteria per ricaricarsi. È molto esemplificativo qui cosa sta succedendo in casa, cioè il fotovoltaico dà energia alla casa, in parte una piccola parte viene prelevata da Enel e una parte piccola viene dedicata per caricare la batteria. Quando il fotovoltaico si spegne di sera, naturalmente la batteria mantiene la casa se può bastare, altrimenti viene in soccorso anche l'Enel. Come già detto più volte, non esiste la possibilità di riscaldare una casa completamente elettrica di tipo tradizionale, quindi che non sia una casa passiva, solo ed esclusivamente con l'impianto fotovoltaico. Quindi c'è sempre necessità di essere collegati alla rete Enel per poter sostenere la casa. A questo punto direte: ma allora vale la pena o non vale la pena? Assolutamente sì. Perché? Perché se avessi una caldaia a gas, tutto questo gioco sarebbe impossibile e non lo potresti fare perché il gas non te lo puoi autoprodurre. Andiamo a vedere cos'è successo, ad esempio, a novembre. A novembre abbiamo che l'impianto fotovoltaico ha prodotto complessivamente 324 kWh elettrici e la casa ha assorbito 500 38 kWh elettrici complessivamente per tutto il mese. Considerando l'impianto fotovoltaico e le batterie di accumulo, l'energia che è stata acquistata da Enel è pari a 299 kWh. Quindi questa è la bolletta che arriva alla famiglia. Ecco, come vedete, gran parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico viene consumata istantaneamente dalla pompa di calore o dalla casa, in parte accumulata nel pacco batterie, e solo 22 kWh viene venduta, ceduta all'Enel. Qui è interessante vedere in questo orologio a sinistra invece le fasce orarie, no? Abbiamo da mezzanotte a mezzanotte, in giallo, quindi esternamente abbiamo l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che si concentra naturalmente tra le 11 e le 13. Vediamo poi in verde l'energia autoconsumata sia dalle batterie che dal fotovoltaico della casa, quindi la casa riesce a consumare, autoconsumarsi l'energia elettrica fino alle 21 di sera. E vediamo poi l'energia invece in arancione, l'energia consumata dalla casa, che naturalmente per frigoriferi, luci e quant'altro consuma anche di notte. Però ecco, il sistema è sicuramente molto bilanciato nelle fasce diurne. Vediamo sotto i vari giorni del mese, in verde è l'energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico e in rosso abbiamo l'energia acquistata direttamente dall'Enel, dove ogni giorno cambia in base ovviamente alla produzione del fotovoltaico che viene riprodotta nel grafico qui sotto e anche qui sotto a scalare. Naturalmente quando il fotovoltaico produce di più in un giorno, ad esempio in questa giornata qui il 5 di novembre il fotovoltaico ha prodotto quasi 17-18 kWh in un giorno, l'energia prelevata da Enel è molto bassa, mentre se abbiamo delle giornate nuvolose dove produce poco, naturalmente l'energia da parte Enel viene acquistata molto di più. Vediamo un altro mese, vediamo ad esempio dicembre. In questo caso, a dicembre, il consumo totale è stato di 673 kWh elettrici. Il fotovoltaico ha prodotto solo 191 kWh,
perché dicembre è uno dei mesi più sfavoriti per l'impianto fotovoltaico, e abbiamo ceduto all'Enel veramente poco, niente, 4 kWh. Le fasce giornaliere vedete che sono più attenuate perché il fotovoltaico ha prodotto meno, ma sempre verso mezzogiorno abbiamo il picco di energia prodotta massimo. L'energia autoconsumata viene concentrata anche qui di giorno e il consumo dell'abitazione invece parte dalle 5 di mattina fino ovviamente alle 20 si ha dei consumi più importanti, poi vanno a calare perché si tratta solo di poche utenze accese, qualche frigorifero e magari qualche luce ogni tanto. E, naturalmente qui stiamo vedendo un caso dove la pompa di calore si accende chiaramente, no? È evidente alle 5 di mattina, quindi alle 5 di mattina avrò già scaricato la batteria. E il fotovoltaico non è ancora in produzione. Quello che ci interessa è la bolletta a fine mese, perché comunque, considerando tutti i consumi dell'abitazione, piano induzione, frigoriferi, freezer, luci e quant'altro, abbiamo una bolletta di 530 kWh elettrici. Qui, dicembre, il fotovoltaico avendo prodotto meno, abbiamo molta più energia prelevata da Enel rispetto a quanto invece possiamo autoprodurci con l'impianto fotovoltaico. Andiamo a vedere una giornata dove non c'è l'assorbimento della pompa di calore se non per fare l'acqua calda sanitaria, e quindi eccoci qua la produzione dell'impianto fotovoltaico durante la giornata in giallo. Si vede che i consumi sono solo per fare l'acqua calda sanitaria e poi per il piano induzione verso sera e poi il mantenimento della casa per luci, frigoriferi e quant'altro. In questo caso praticamente siamo andati quasi sempre ad assorbire o dal fotovoltaico direttamente oppure dalle batterie, salvo qualche ora alla mattina perché probabilmente le batterie sono arrivate un po' scariche. Infatti vediamo i macronumeri di quella giornata, 7,8 kWh consumati complessivamente dalla casa, 12 sono dati dal solare e quindi abbiamo prelevato un po' dall'Enel un kilowattora perché la mattina non siamo riusciti a compensare con le batterie e abbiamo anche ceduto durante la giornata 4 kilowattora, quindi con lo scambio sul posto. Andiamo a vedere adesso qualche giorno specifico molto interessante, magari un giorno dove abbiamo una buona produzione di fotovoltaico. Allora andiamo a vedere giornalmente. Ad esempio il 14 di novembre. Ecco, quindi siamo il 14 di novembre, l'inverno è già partito. Quel giorno il fotovoltaico ha prodotto 8 kWh e lo vediamo qui come ha prodotto durante la giornata, quindi c'è stato un picco nelle fasce tra le 11 e le 13, poi un po' più a calare. Vediamo che la pompa di calore intorno alle 7-8 di mattina ha iniziato ad accendersi e è andata a prelevare dall'Enel, ma poi abbiamo la produzione del fotovoltaico che in parte va direttamente nella casa, in parte va nelle batterie, che mi permette di sostenere la pompa di calore fino alle 8 di sera. Ecco, qui gli istogrammi verdi indicano proprio che l'energia consumata dalla casa viene prodotta esclusivamente dall'impianto fotovoltaico. Questo è molto interessante. Infatti, per quel giorno la bolletta complessiva della giornata è di 9 kWh elettrici. Vediamo un'altra giornata, ad esempio a gennaio. Ecco, in questo caso sono stati prodotti 10 kWh dall'impianto fotovoltaico. È stato probabilmente più freddo, perché ecco, vediamo che non abbiamo un grande picco dell'impianto fotovoltaico, la pompa di calore ha iniziato a scaldare già prima che entrasse in produzione e anche poi nel pomeriggio, una volta che è finito il fotovoltaico, abbiamo prelevato dalla rete Enel. Però complessivamente sono stati consumati da Enel 13 kWh elettrici, quindi stiamo parlando di veramente, veramente poco. A questo punto andiamo in una giornata dove il fotovoltaico proprio non ha prodotto, ad esempio il 16 di gennaio. Ecco, il 16 di gennaio il fotovoltaico ha prodotto
praticamente nulla. La casa ha consumato 20 kWh elettrici e, come vediamo, neanche è arrivato a produrre un kilowatt elettrico l'impianto fotovoltaico. Infatti, tutta l'energia elettrica è stata prelevata dalla rete Enel. Ma 2 giorni prima le condizioni erano diverse. Se andiamo a vedere il 14 di gennaio, ecco che l'impianto fotovoltaico ha prodotto 13 kWh. La casa nel complessivo ha prelevato da Enel 5 kWh elettrici, quindi veramente poco per tenere una casa in pieno inverno, sia con riscaldamento che con cucina, luci e quant'altro. Quindi, se andiamo a vedere durante la giornata, ecco, questi sono stati gli andamenti di consumo della pompa di calore. Chiaramente ci sono i picchi, anche il piano induzione sicuramente qui intorno alle 12 e poi qui intorno alle 19, però il fotovoltaico ci ha permesso, grazie all'accumulo, di consumare oltre durante le ore diurne, anche dalle 16 in poi fino alle 20, siamo riusciti a prelevare dalla batteria e a compensare quello che ha consumato la casa. Ecco, molto interessante quindi fare queste valutazioni, farle soprattutto prima di installare una pompa di calore, in modo da sapere cosa si va incontro e fare una scelta estremamente consapevole. È fantastico pensare che tutto questo si possa fare a casa propria e con l'energia elettrica, cose che assolutamente non si possono fare se ci limitiamo ad utilizzare il gas, perché non possiamo autoproducerlo. Con questo ti saluto, spero che ti sia stato d'aiuto per ulteriori considerazioni. Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video.